Riccardo Cristiano, Liberi TV. Siamo in compagnia del consigliere nazionale di Arcigay, Lucio D'Attola. Volevamo chiedere a Lucio contezza di quest'ultimo caso di omofobia che è accaduto proprio nella sua città, Reggio Calabria, ad opera di soliti bulli omofobi. Sì, l'attacco omofobo seguito poi dalla discriminazione per orientamento sessuale che ha subito, ahimè, Claudio, ha lasciato sconvolti tutti. Il primo effetto è stato quello proprio di intervenire sul posto. Io ho ricevuto la telefonata all'1:47 della sera di venerdì e sono scappato subito, trovando appunto una situazione strana, cioè Claudio che si tamponava il naso parlando, rendendo la dichiarazione ai agenti, alla polizia. Questo fatto ha sortito due effetti, direi di natura diversa. Il primo, un crescere di paura da parte degli appartenenti alla comunità. E quindi, per quanto riguarda Arcigay, una necessaria risposta molto forte, sì, all'attentato. D'altro canto ha sortito anche la necessità da parte degli associati di ritrovarsi e di riunirsi e di confrontarsi su questo fatto. Siamo rimasti tutti sconvolti perché al di là del rapporto personale crediamo all'importanza che l'associazione ha nel rendere il suo servizio innanzitutto a chi è nascosto, a chi ha bisogno di uscire da situazioni che non rendono giustizia alla dignità personale di ognuno. E, appunto, abbiamo la prima cosa, diciamo, lo sostegno. Primo fatto importante, oltre alla solidarietà, è stata la dichiarazione alla polizia, mia personale, in quanto rappresentante di Arcigay e in quanto presente, almeno subito dopo il fatto. Il sit-in di ieri sera è stata l'evoluzione che non è stata chiesta o non è stata costruita ad arte per una visibilità, ma è stata richiesta da molte componenti associative, politiche, sindacali della città. Lucio, io volevo chiederti anche un'altra cosa. Claudio è stato aggredito doppiamente, prima fisicamente e poi psicologicamente quando si è rivolto all'azienda sanitaria. Uno di questi infermieri, invece di sostenerlo psicologicamente come dovrebbe accadere in tutti i casi di aggressione, invece gli ha consigliato di rivolgersi a uno psicologo per guarire. Tu cosa pensi di questa persona e soprattutto pensi che ci voglia un'assistenza dedicata? Sì, intanto vorrei chiarire che appunto parliamo di aggressione per quanto riguarda il pugno in sé per sé e parliamo di discriminazione per quanto riguarda appunto proprio l'utilizzo di determinate espressioni, l'utilizzo di determinate parole. Credo, e questa è la richiesta che abbiamo fatto anche sia al sindaco di Reggio Calabria sia al presidente della provincia, che sia necessario non tanto una formazione intesa in maniera classica, cioè di corsi di formazione che possano sopperire a questa mancanza culturale, ma quantomeno un aggiornamento. E la richiesta che noi facciamo è che venga fatto un aggiornamento delegato a chi di queste cose ne mangia quotidianamente, quindi ad Arcigay, a tutte quelle associazioni che si occupano di diritti della comunità LGBTQI. E non peraltro perché al di là dei concetti, al di là delle nozioni, ciò che è fondamentale in questi momenti è la sensibilità. Pensiamo se la stessa rozzezza fosse stata utilizzata, così come voci raccontano, per una ragazza violentata, magari con una battuta del tipo tanto eri già vergine. Questo non è un gap o non è soltanto un problema di impostazione mentale, è proprio conoscere e avere la sensibilità e avere la conoscenza e la sensibilità del paziente, che innanzitutto deve essere accolto e poi curato. Forse l'accoglienza è la prima cura che il personale addetto in una struttura pubblica ha alle cure fisiche, appunto l'accoglienza della persona nel suo complesso di valori, di orientamento sessuale, di fede, di politica, e forse questa è la prima cura che deve essere somministrata.
Ringraziamo Lucio D'Attola, consigliere nazionale Arcigay, qui da Cosenza, liberi.tv.